Bentornati col nostro appuntamento domenicale di Facciamo Finta Che, sicuramente il più atteso della settimana perché mi fa un sacco piacere vedere che di domenica in domenica abbiamo i veterani fedelissimi nuovi ed è uno degli appuntamenti più attesi perché mi fa un sacco piacere vedere già un sacco di persone collegate già minuti prima della premiere. Quindi diamo subito il benvenuto al grandissimo Nicola Bizzi, come stai? Tutto bene, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori. Questa sera io direi che siamo pronti, come al solito ci facciamo un po' guidare dagli eventi e dalle ispirazioni. Quale sarà il tema di questa sera? Il tema di questa sera siamo noi. Infatti questa sera intendo parlare proprio dell'Homo sapiens e di noi. E cercheremo anche magari di tentare di rispondere ad alcuni interrogativi che da sempre accompagnano l'esistenza umana su questo pianeta. Ovvero sia, chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Tutte le grandi religioni, tutte le grandi tradizioni spirituali e anche la scienza hanno sempre cercato di rispondere a questi interrogativi, senza mai riuscire a dare una risposta. Soprattutto la scienza non è mai riuscita a dare una risposta, anche perché ci ha sempre presentato quella che potremmo definire una visione estremamente lineare e semplicistica del nostro passato. L'abbiamo imparato sui libri di scuola, l'abbiamo imparato all'università, ci viene raccontato che l'uomo discende dalla scimmia perché lo avrebbe scoperto un tale che si chiamava Charles Darwin, scrivendo un libro che è ancora un best-seller a distanza di oltre 100 anni, che è L'origine della specie, e ci viene raccontato che l'uomo discende dai grandi primati, scende dal pitecantropo, discenderebbe da tutta una serie di grandi primati, e da cui poi a un certo punto dell'evoluzione si sarebbe distaccato. Si sarebbe distaccato secondo un notevole balzo evolutivo, che ha portato poi, attraverso tutta una serie di passaggi che potremmo definire come anelli di una catena, alla nascita dell'uomo moderno. E ci sono però delle cose che tornano poco, e lo vedremo questa sera. L'Homo sapiens viene fatto nascere attorno ai 200.000 anni fa. Da chi discenderebbe l'Homo sapiens secondo gli antropologi e secondo i paleontologi? L'Homo sapiens discenderebbe da l'Homo habilis e dall'Homo erectus. Praticamente dei primati antropoidi, già con caratteristiche umane, che lo avrebbero preceduto e che sarebbero già stati in grado di interagire fra di loro, di creare strumenti, di andare a caccia, di praticare un primo step di quella che potremmo definire una vita sociale. Ma certe cose però non tornano, anche perché molti biologi hanno cominciato a mettere in discussione, già da oltre un secolo, le teorie di Darwin, le teorie di una lineare evoluzione della nostra specie. Addirittura alcuni antropologi e biologi che potremmo considerare, secondo i parametri della scienza ufficiale, eretici, perché si sa, no? Viene sempre tacciato di eresia tutto quello che pone eccessive domande. Sono arrivati alla conclusione, e badate bene, già a metà dell'Ottocento, che la specie umana o è un prodotto estraneo oppure è uno scherzo della natura. E questo perché? Perché la specie umana si differenzia incredibilmente da tutti gli altri mammiferi. E per tutta una serie di ragioni che cercheremo stasera di spiegare. Ora tratteremo anche tematiche complesse, per cui userò dei termini più semplici possibile per spiegare uno dei grandi misteri della nostra origine. Ebbene sia, l'Homo sapiens nasce improvvisamente
Si ritiene che sia nato in Africa, viene indicata come culla, come alveo della sua origine l'Africa orientale, in particolare i territori dell'Etiopia e dell'attuale Kenya. Ma cosa molto incredibile, l'Homo sapiens si diffonde nel giro di pochi millenni in tutto il mondo. Come faceva un uomo primitivo che praticamente era da poco uscito dalle caverne a viaggiare, ad attraversare gli oceani e a evolversi e a creare società strutturate simultaneamente in tutto il mondo? Questa è una bella domanda alla quale gli antropologi non rispondono. Ci sono poi delle caratteristiche molto particolari che contraddistinguono l'Homo sapiens. Innanzitutto il mantenimento di tratti neotenici. Che cos'è la neotenia? La neotenia è un termine scientifico che sta a indicare il mantenimento di tratti e di caratteristiche marcatamente giovanili in soggetti di età adulta. Noi chiaramente non ci accorgiamo di questa caratteristica neotenica che abbiamo e che ci portiamo addosso, ma badate bene, non è presente in nessun mammifero, non è presente in nessuna specie animale, addirittura ad eccezione di alcuni anfibi e di alcuni molluschi. Questa è una cosa molto particolare. Cosa significa mantenere tratti e caratteristiche giovanili in età adulta? L'esempio più lampante lo possiamo illustrare parlando dello scimpanzé. Lo scimpanzé che viene definito dagli antropologi il nostro cugino vivente più prossimo. E perché? Perché lo scimpanzé ha in comune con noi più di quanto magari possiamo immaginare. Lo vediamo molto diverso, sì, però c'è incredibilmente un 99% addirittura dei geni in comune. Chiaramente poi c'è un 1% che ci differenzia e che fa la differenza. Però io ho preparato delle immagini che adesso mostreremo e questa differenza e queste caratteristiche le vediamo incredibilmente nello scimpanzé in età giovanile. Se prendiamo uno scimpanzé nato da poco, o comunque di età giovane, di pochi mesi, notiamo delle caratteristiche incredibilmente simili a quelle umane. Il cranio perfettamente arrotondato, un setto nasale molto simile al nostro, la forma della mandibola incredibilmente simile alla nostra, e addirittura la posizione eretta. Addirittura lo scimpanzé in età giovanile cammina in perfetta posa eretta. Ed ha il foramen magnum. Il foramen magnum praticamente è quel foro della colonna vertebrale dove passa il midollo osseo, e che si trova nel punto esatto in cui la scatola cranica si congiunge all'atlante, che è la prima vertebra cervicale. Questo foro è perfettamente verticale, che fa assumere chiaramente all'animale una posizione perfettamente eretta. Cosa succede poi? Quando lo scimpanzé cresce, già attorno ai 6 mesi di vita, comincia a cambiare fisicamente in una maniera incredibile. Tanto da, ora facciamo vedere magari la fotografia di uno scimpanzé adulto, se la confrontiamo soprattutto a vista di profilo con uno scimpanzé in età giovanile, notiamo che non sembra più lo stesso animale. Lo scimpanzé adulto ha uno spostamento in avanti del foramen magnum e quindi non è più in grado di mantenere una postura eretta. Addirittura la scatola cranica si modifica completamente. Mentre in età giovanile c'era un rapporto di proporzioni, oserei dire perfetto, fra la testa e il resto del corpo, nello scimpanzé adulto la testa diventa piccolissima rispetto al resto del corpo. La fronte diventa sfuggente e si protrae all'indietro. Tutta la parte facciale si protrae in avanti, compresa la mandibola. Lo stesso vale per il naso. Quindi ci troviamo ad avere a che fare con un animale completamente diverso. Nell'essere umano questo non accade. L'essere umano nasce con una particolare conformazione fisica
e la mantiene per tutta la vita. In particolare per quanto riguarda la testa, in particolare per quanto riguarda i tratti facciali. E questo è un mistero insondabile perché nessuno scienziato ha mai saputo dare una risposta. Per quale motivo l'essere umano è l'unico fra i mammiferi, pressoché l'unico fra tutti gli esseri viventi sulla Terra, a mantenere questi tratti neotenici? Addirittura alcuni biologi all'avanguardia, fra cui Pietro Buffa, hanno ipotizzato, e chiaramente ha ragione con vari elementi di riscontro, che l'attuale Homo sapiens possa essere il prodotto di una sorta di manipolazione genetica, o che comunque possa essere stato frutto di non tanto di un'evoluzione così naturale. Ci sono evidenti segni di un intervento esterno, ma questo non soltanto dal punto di vista fisico. La cosa che appare ancora più sconvolgente è che l'essere umano, l'attuale Homo sapiens, mostra dei chiari, inconfutabili segni di domesticazione. Che cos'è la domesticazione? La domesticazione è un processo molto particolare che riguarda una specie, un processo in cui questa specie diviene oggetto da parte di attori terzi, poi dopo cercheremo di ipotizzare chi possono essere stati questi attori terzi, diviene oggetto di un lungo processo di selezione naturale. Qui potremmo fare l'esempio dei cani. Molti di noi hanno dei cani come animali domestici, io stesso, io ho un husky. Però quante specie esistono di cani? Tantissime. Quanto sono diverse queste specie di cani? È incredibile. Provate a confrontare un alano con un chihuahua, provate a confrontare un barboncino con un pastore maremmano. I cani hanno delle caratteristiche incredibilmente diverse, ma sono tutte caratteristiche artificiali. È provato infatti scientificamente che tutte le varie specie di cani che oggi abbiamo al mondo derivano da un antenato comune, che è semplicemente il lupo grigio. Come mai allora, vi direte, esistono tutte queste varianti? Come mai esistono dei cani sono di taglia piccolissima o cani che sono enormi, addirittura più grandi dello stesso lupo grigio. Ebbene, perché sono stati oggetto fino dalla preistoria, da quando probabilmente l'uomo ha imparato a convivere con il cane, con il lupo, e a utilizzarlo magari per fini legati alla salvaguardia del gregge. E il lupo praticamente da predatore, con l'intervento umano si è trasformato magari in pastore. Ma non è stato certo una cosa che è realizzabile in pochi giorni, in pochi mesi o in pochi anni. Per arrivare a tutto ciò è stato necessario un lungo, lunghissimo procedimento, durato probabilmente millenni, finalizzato a incroci selettivi. Venivano scartati gli esemplari che mostravano aggressività, o che mostravano magari paura dell'uomo, e veniva incentivato l'accoppiamento di esemplari che invece si avvicinavano all'uomo e che non mostravano soggezione né timore. Un procedimento simile è stato effettuato nell'Unione Sovietica negli anni 60 su una specie di canidi che non è mai stata oggetto di domesticazione, la volpe. La volpe, lo sappiamo, non è un animale che solitamente viene domesticato. E alcuni scienziati dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica iniziarono nel 67 a fare un esperimento portando alla domesticazione alcune volpi siberiane. Si sono accorti, perché poi questo studio è durato parecchio, è iniziato nel 67, si è concluso negli anni 90, addirittura nel 96, quando l'Unione Sovietica già non c'era più. Ed è stato dimostrato che in meno di 40 generazioni, facendo incroci selettivi chiaramente con il procedimento di cui parlavo prima,
In meno di 40 generazioni, e quindi nello spazio degli anni di cui abbiamo parlato, le volpi diventavano perfettamente domesticate. Perfettamente domesticate, perdevano completamente i loro istinti naturali, la loro aggressività, il loro timore per l'essere umano e addirittura mutavano a livello fisico. Incredibilmente, in pochi anni la coda delle volpi si riduceva e diventava arricciata. Addirittura le orecchie tendevano a non essere più dritte, ma a cadere, come le orecchie di certe razze di cani. E soprattutto diventava un animale docile, mansueto e domesticato. Dicevamo quindi che l'Homo sapiens, la nostra specie, presenta delle inequivocabili tracce e segni di domesticazione. Questa, che è ben più di una teoria, ma è un'evidenza supportata da prove scientifiche, è stata avanzata recentemente da molti biologi e soprattutto da un biologo molto particolare che si chiama Pietro Buffa, che ha scritto insieme a Mauro Biglino un libro sorprendente, il cui titolo è Resi Umani. In questo libro, che è uscito alcuni anni fa e che ha fatto molto rumore perché è estremamente documentato e fornisce delle prove scientifiche inequivocabili, viene dimostrato come l'Homo sapiens non solo sia una incredibile anomalia sotto tutti i punti di vista, ma presenti queste tracce di domesticazione che si sono che hanno avuto un effetto duplice, un effetto sia sul piano fisico sia sul piano comportamentale. Già alcuni scienziati, come per esempio Roger Westcott, avevano ipotizzato che l'essere umano, l'Homo sapiens attuale, possa essere stato oggetto di interventi, ripetuti interventi da parte di attori esterni. Però nessuno aveva mai ipotizzato che potessero essere questi attori esterni. Questi attori terzi, come vengono chiamati tecnicamente. Sta di fatto che però nessun mammifero presenta i tratti di assoggettamento che presenta l'Homo sapiens e i tratti di cooperazione che presenta l'Homo sapiens. Sono due caratteristiche che sfuggono completamente, che sono completamente assenti in tutti i mammiferi e addirittura negli attuali primati. Chiaramente noi non sappiamo se il pitecantropo o il sinantropo di Pechino o altre specie di ominidi avessero già acquisito milioni e milioni di anni fa certi tratti. Sta di fatto che però l'Homo sapiens si ritrova circa 200.000 anni fa, quando comincia a girare per il mondo, quando comincia a colonizzare a tutti gli effetti tutti i continenti, si ritrova con questi tratti. E non è mai avvenuto, osserva giustamente Buffa, che la natura, prima della comparsa della nostra specie, praticamente in tempi così brevi abbia arrecato una modifica. Sembra che quasi, per fare un paragone comprensibile, un mazzo di carte vecchio di circa 6 milioni di anni sia stato abilmente rimescolato per ottenere determinati requisiti. Quindi troviamo una specie umana, la cui origine è avvolta veramente nelle nebbie del tempo, completamente docile, completamente cooperativa e con delle caratteristiche fisiche che la contraddistinguono non solo da tutti i mammiferi, ma anche dagli altri primati. C'è un altro elemento interessante da sottolineare, è che un'anomalia vera e propria è il rapporto fra la massa encefalica e il tempo di gestazione. Questo è un rapporto matematico che troviamo costante in tutti i mammiferi. In corrispondenza con la grandezza della massa encefalica corrisponde matematicamente a un determinato tempo di gestazione. Nell'uomo non è così, nell'essere umano non è così. Addirittura il paradosso è che i tempi risultano come artificialmente dimezzati. Perché
Per una struttura come quella umana, l'esatto tempo di gestazione in rapporto alla massa encefalica dovrebbe essere di 18 mesi. E sappiamo che non è così, sappiamo che il tempo di gestazione è di 9 mesi. Ma c'è un perché, c'è un perché. Perché oltre i 9 mesi non sarebbe effettivamente possibile il parto per via della crescita della scatola cranica. Già è al limite. Ed addirittura l'essere umano, già, nonostante che sia già a questo limite, è il mammifero che più ha problemi di parto. Fino all'avvento delle moderne conquiste della medicina, la morte per cause di parto era diffusissima e lo è ancora in molti paesi del terzo mondo. È come se ci fosse un qualche cosa di innaturale in questo. E vediamo che quando il bambino viene al mondo, per i successivi 9 mesi, il suo cervello e la sua scatola cranica vanno avanti con questa crescita. Quindi è come se avessero artificialmente indotto la metà della crescita al di fuori dal grembo materno. E questo è un altro elemento che ci deve far riflettere. Poi chiaramente Buffa nel suo libro elenca tutta una serie di dati scientifici, di dati genetici e va ad individuare delle mutazioni che a livello biologico sono inspiegabili, che riguardano certe parti del nostro DNA. Noi sappiamo che il genoma umano è stato ufficialmente mappato da pochi anni. E fino agli anni 70, fino agli anni 80, fino agli stessi anni 90 erano state avanzate varie teorie su come potesse essere effettivamente conformato, ma una mappatura totale e definitiva pare, io dico pare, lasciamo sempre il beneficio del dubbio, pare che sia stata fatta soltanto negli anni 90. E gli scienziati si sono trovati ad avere a che fare con una materia oscura del nostro DNA. Un qualcosa di cui non sono riusciti a comprendere la funzione. Viene chiamato in gergo DNA spazzatura, ma nessun termine è più inappropriato di questo, perché chiaramente ha la sua funzione. Ed è in questa parte, in questa materia oscura, che pare che siano state effettuate delle modifiche. Ma il problema è, se si tratta di pura e semplice domesticazione, la domesticazione, secondo gli antropologi, può essere stata anche autoindotta. Tant'è che in alcuni convegni scientifici si sostiene che sia avvenuta una sorta di autodomesticazione, una cosa che dal mio punto di vista è estremamente improbabile. Nessuna specie si autodomestica. E il Ecco. fatto che però ci siano state effettivamente queste manipolazioni del DNA farebbero assolutamente escludere una semplice autodomesticazione e tenderebbero a confermare un intervento da parte di attori terzi. Ecco, prima di lasciarti proseguire, colgo un po' per tirare un po' le somme, perché a livello anche di lingua italiana, un sinonimo di esterno, estraneo e anche alieno, che non deve spaventare, è un sinonimo della lingua italiana. E poi ho collegato anche quello che ci raccontavi prima sulla gravidanza nell'essere umano, perché chi ha bimbi piccoli sa bene quanto in realtà quello che tu hai detto prima, quindi 18 mesi, l'anno e mezzo, in realtà il bimbo comincia a camminare, comincia a essere un po' più indipendente, e di quanto sia innaturale, quanto siano innaturali i primi mesi dopo il parto, in cui veramente il bimbo è ancora completamente dipendente, alla mercé di tutto, è inadatto ad essere, a poter anche solo alzarsi in piedi come fanno tutte le altre specie, quei piccoli partoriscono, si alzano in piedi e già sanno che cosa devono fare. Ecco, questo colpisce anche dal punto di vista del comportamento. E poi, proprio sul comportamento, come si fa la domesticazione? Così rientriamo anche un attimo nell'attualità, aumentando il gene della paura.
Eccola qui, che quindi si diventa più mansueti. Ritorniamo subito a quello che ci stavi raccontando, era solo una breve parentesi. Sì, quindi è un qualche cosa che ci deve far molto riflettere. Chiaramente è un campo minato perché gli antropologi e i biologi difficilmente accettano, almeno a livello ufficiale, che possa esserci stato un intervento da parte di quelli che loro chiamano in gergo attori terzi. E cosa significa questo? Significa che qualcuno materialmente deve essere intervenuto. Noi non sappiamo praticamente niente del nostro passato. Il nostro pianeta ha un'età avanzatissima, oltre 3 miliardi di anni. Si ritiene che la vita sulla Terra sia iniziata meno di 1 miliardo di anni fa, dalle prime forme più elementari, ma è una cifra esorbitante rapportata al ciclo storico che stiamo vivendo attualmente. Secondo la storia ufficiale, l'uomo uscito dal Neolitico iniziò creare le prime strutture sociali negli ultimi 10.000 anni, non prima. Viene negato che precedentemente a 10.000 anni fa potessero esistere società complesse, società organizzate e civilizzate. Ma le prove dell'archeologia stanno andando sempre più contro questa questione, perché stanno emergendo in tutto il mondo prove e tracce ed evidenze di civiltà avanzate precedenti alla nostra. Quindi, come possiamo solo pensare, anche dando per buono il ciclo evolutivo ufficiale, che negli ultimi 8-9 mila anni possa esserci stata un'evoluzione tale da portare poi al livello di progresso in cui ci ritroviamo, senza considerare i milioni, 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 milioni di anni precedenti. Che cosa è successo prima? Non lo sappiamo. Però, a questo punto ci possono venire in aiuto moltissime antiche tradizioni religiose. Prendiamo per esempio autori come Esiodo. Esiodo, che è celebre per aver scritto la Teogonia, in un altro suo testo, meno conosciuto, che è Le opere e i giorni, ci parla chiaramente di un qualcosa che gli antichi davano per assodato. Ci dice che questa è la quinta umanità e che prima di questa ne sono esistite altre quattro. E la stessa conferma ci viene da molti testi indiani. La stessa conferma ci viene da miti e da leggende anche dei nativi americani. Troviamo in tutto il mondo la presenza nella mitologia di precedenti umanità, non soltanto di precedenti civiltà organizzate, badate bene, ma addirittura di precedenti umanità diverse dalla nostra. Poi chi fossero non lo sappiamo, non abbiamo testimonianze scritte. E le evidenze e le tracce ci sono. Quindi questo ci apre degli orizzonti incredibili, questa ipotesi, perché tanti miti che sono alla base delle più importanti religioni della storia, la stessa Bibbia, lo stesso Antico Testamento ci parlano di un intervento creativo. Ora, io non voglio spezzare a tutti i costi una lancia a favore del creazionismo o contro l'evoluzionismo, cerchiamo di restare con i piedi per terra, però sempre facendo finta che certe questioni siano reali. Ebbene, se tutte le religioni ci parlano di una creazione da parte di dei, e ce la descrivono più o meno allo stesso modo, secondo delle tecniche che molto ci richiamano la moderna ingegneria genetica, ci sarà pure un fondo di verità. La Bibbia ci parla della creazione di Adamo ed Eva e della creazione di Eva da una costola di Adamo. Anche lì è stato scritto molto a riguardo, sono state date molte interpretazioni, ma sembra veramente di avere a che fare con una manipolazione genetica. E ci
Ci sono dei testi misterici che sono patrimonio della tradizione eleusina che ci parlano della creazione di una certa umanità da parte dei titani, da parte degli dei titani, e in particolare ad opera di quattro di loro: Atlante, Menezio, Prometeo ed Epimeteo. Ne abbiamo già parlato in una scorsa puntata, però conviene ripeterlo perché è attinente col tema di oggi. Questi quattro titani avrebbero dato vita ad una particolare stirpe umana, quella Giapetide, cioè dei figli di Giapeto, perché loro erano figli, Atlante, Prometeo, Epimeteo ed Epimeteo, erano figli del titano Giapeto. E viene descritto nei minimi dettagli tutto il procedimento della creazione di questa umanità. E sembra veramente di avere a che fare con dei passaggi di ingegneria genetica. E tutto questo è inquietante. E quindi ci troviamo a porci degli interrogativi che necessitano quantomeno di un tentativo di risposta. Quindi chi siamo? Esiste una sola umanità sulla Terra? Esistono più umanità sulla Terra? E da parte di molti antropologi è stata anche avanzata questa teoria, che certi processi di manipolazione e di domesticazione non siano riconducibili ad un unico tentativo, ma che si siano prolungati nel tempo e che siano stati operati da parte di diversi attori, chiamiamoli sempre attori. Poi chi siano questi attori? Nostri cugini, nostri antenati appartenenti ad una precedente civiltà che avevano interesse magari a manipolare dei primati, oppure attori esterni nel senso di alieni, magari alieni provenuti da altri sistemi stellari stabilitisi qui. Tutto porterebbe a propendere per la seconda ipotesi. E badate bene, tutto porterebbe a propendere anche per l'ipotesi secondo la quale certi interventi siano stati numerosi. Numerosi e ripetuti attraverso varie fasi del nostro passato. La tradizione sumerica, infatti, ci parla della creazione dell'uomo da parte degli Anunnaki. Anzi, loro poi ci parlano nel dettaglio della creazione degli Igigi, quelli che la mitologia sumerica chiama Igigi, che vennero creati praticamente a livello genetico per essere loro servitori, per lavorare nelle miniere. E altre tradizioni ci descrivono situazioni simili. E quindi c'è veramente da chiedersi se certi attori terzi che potrebbero essere stati reali progenitori di alcune stirpi umane avessero meno intenzioni anche benevole. Possiamo ipotizzare questo. Poniamo che una civiltà avanzata arrivi sulla Terra, in un'epoca incredibilmente remota. Un pianeta ottimale per la vita, un pianeta magari per loro abitabile, un pianeta con enormi risorse naturali da sfruttare, solo che magari loro sono pochi, un'avanguardia di pochi colonizzatori. Come sfruttare al meglio le certe risorse facendole sfruttare a un prodotto locale? E qui si può ipotizzare che abbiano veramente incrociato alcuni tipi di primati con i loro geni, con una sorta di manipolazione per ottenere manodopera a costo zero. È un'ipotesi, facciamo finta che sia vero, ma certo che è veramente inquietante. Ed è veramente inquietante che l'umanità attuale presenti questi segni di soggezione. Infatti qui non è un mistero per nessuno, non è un mistero neanche per gli psicologi, per i sociologi, quanto l'Homo sapiens attuale sia manipolabile, sia suscettibile di indottrinamenti. Tutte le grandi religioni monoteistiche, in particolare, hanno sempre imposto dei dogmi di fede. Non andare oltre, non cogliere il frutto proibito, non porti domande, accetta il dogma di fede. E questa, diciamo, è un'indottrina, questa è la basilare forma di indottrinamento, ma è quella che presso tutte le culture che sono scaturite da queste religioni monoteistiche
è l'unica che accompagna l'essere vivente dalla culla alla tomba. Fino da piccoli, infatti, si viene indottrinati nel dogma, ci viene insegnato a credere per dogma di fede, a non porsi troppe domande, e chiaramente tutto il sistema si regge su questa cosa. Ma proprio tutto? Beh, anche qui ci sarebbe da dissentire, perché secondo alcune interpretazioni, certe manipolazioni genetiche sarebbero avvenute in epoche incredibilmente remote, o comunque precedenti 200.000 anni, e avrebbero portato di conseguenza alla nascita di alcuni ceppi dell'Homo sapiens. Secondo invece la tradizione misterica eleusina, sarebbe avvenuta una successiva manipolazione ad opera dei titani, ed avrebbe avuto luogo, perché ci danno anche delle datazioni, attorno all'80.000 avanti Cristo. Questa seconda manipolazione, molto plausibilmente, dette vita all'uomo di Cro-Magnon. L'uomo di Cro-Magnon è un particolare ceppo, chiamiamolo così, dell'Homo sapiens, particolarmente evoluto, che è un enigma per la storia, perché nasce già avanzato, nasce già con elevatissime proprietà di linguaggio, nasce già con una struttura sociale organizzata e si diffonde in buona parte dell'emisfero occidentale. Ecco, facciamo finta che questo possa aver turbato certi processi precedenti, che questo possa aver generato una particolare anomalia, una falla nella Matrix. Infatti, secondo certe teorie, l'uomo di Cro-Magnon sarebbe l'uomo di Atlantide, sarebbe quella particolare umanità che gli dei titani avrebbero creato a propria immagine e somiglianza, e che avrebbe sviluppato una propria civiltà in quello che era un grande continente scomparso, dove adesso c'è l'Atlantico settentrionale. Un continente che poi sarebbe stato distrutto nell'ambito di una grande guerra. Una grande guerra che ci viene descritta dalla Teogonia di Esiodo come la Titanomachia. Una guerra combattuta fra dei. E in sintesi, secondo certe mitologie, secondo certi testi, questa civiltà, questo cosiddetto primo impero di Atlantide, avrebbe cessato il proprio percorso storico attorno al 19.000 avanti Cristo, e la civiltà umana di questo uomo di Cro-Magnon sarebbe risorta dalle proprie ceneri, ovvero dalle palafitte, dalle caverne, fino poi a tornare grande, a tornare organizzata, a tornare civile e a conquistare tantissimi territori, incluso il bacino mediterraneo, incluso il Medio Oriente, inclusa buona parte dell'Africa, incluse le Americhe. E sempre secondo certe interpretazioni, questa particolare parte di umanità avrebbe dato molto fastidio a certi gestori della Matrix. Guardate bene, qui sembra di sconfinare nella fantascienza. Facciamo finta che sia fantascienza. Però vi voglio dire una cosa. Immaginiamo che sia vero, che tanti altri ceppi umani siano frutto di una manipolazione finalizzata esclusivamente all'assoggettamento, alla domesticazione chiamiamola forza lavoro gratuita. Tutto questo può aver fatto comodo anche a certi schemi di potere, a certi schemi di potere che poi di volta in volta hanno dovuto comunque ricorrere a delle forme manipolative per rafforzare, come fare una sorta di tagliando, no? Come ogni tanto è stato necessario nella storia, secondo, per certe elite di potere, ricorrere a ulteriori interventi, ulteriori giri di vite, ulteriori interventi manipolativi, però a livello concettuale, a livello di pensiero, a livello di dogma, a livello religioso, giusto per riportare questa umanità nei binari.
Immaginiamo però che magari una parte di umanità sia sfuggita a questa logica, che abbia portato avanti una civiltà libera da questi schemi, libera da certi dogmi, e che questa parte di umanità sia sempre stata contrastata da certi poteri. Quindi la distruzione della seconda Atlantide fra il 10.008 e il 9.600 a.C. ha visto di nuovo un duro colpo per questa umanità. Quello che è rimasto di questa civiltà, che cosa? La Creta minoica, certe altre civiltà del Mediterraneo, anche queste poi messe a dura prova dagli eventi, con la fine del matriarcato, con l'avvento del patriarcato, con lo scontro di religione che è avvenuto con la guerra di Troia, fra l'antico culto degli dei titani e il culto dei nuovi dei. Tutto ci porterebbe quindi a credere che ci sia stata una sorta di anomalia nell'anomalia. Allora, vorrei leggervi il frammento di un antico testo misterico tramandato dalla tradizione eleusina che ho pubblicato in anteprima, è la prima volta che viene pubblicato in un libro, sul mio nuovo libro I Minoici in America e le memorie di una civiltà perduta. A pagina 518 ho voluto riportare questo frammento che è veramente antico, che recita testualmente: un tempo la stirpe di En, cioè l'umanità, non era ospite nella casa della dea Taea, cioè sulla terra, ma aveva stabile dimora nella grande casa di Shanal, qui si parla dell'universo, e compiva viaggi per le rotte di Nefren, compiva viaggi fra le stelle. Questo per tutto il tempo in cui i padri e madri Picchentau imperarono nella grande casa. Distrutto il loro impero, anche le progenie di En, figlio dei Picchentau, caddero in disgrazia ed ebbero rifugio solo nella casa di Taea. E nella casa di Taea la progenie di En, privata delle scienze della mente cosmica, dovrà restare tante generazioni quante vissero per Nefren nella grande dimora di Shanal. Ma la progenie di En, col passare delle generazioni, dimenticò la sua vera naturale origine, facendo di ciò che fu realtà il mito. E allora gli dei, giusti e veraci, mandarono alla progenie di En, ospite nella casa di Taea, luogo d'esilio, quel dio che guarda Nefren per concepimento di Anuve, qui si parla chiaramente di antiche divinità e della civiltà atlantidea, che questo è un testo, è un frammento conservato dalla tradizione eleusina che viene attribuito alla letteratura atlantidea. Affinché fosse ricordo della progenie di En, dove è la sua vera casa, e quale l'origine della stirpe. E che il destino dei figli di En, figlio di Picchentau, è di ritornare da donde venne, perché la progenie di En non può rimanere eternamente nella casa di Taea, essendo questa estranea alla sua origine. Praticamente ci parla di una nostra origine stellare e di un nostro destino finalizzato al ritorno alle stelle. È incredibile. Bellissimo. Ecco, io ti volevo chiedere riguardo quello che è il fenotipo, quindi le differenze dell'umanità nel mondo, e sono veramente diverse. Poi sicuramente una parte della versione ufficiale racconta che chi è più esposto al sole, la melanina risponde in un certo modo, chi è più esposto in un certo modo, però il colore della pelle, il colore degli occhi, il DNA e questo fantomatico RH negativo diventano difficili da spiegare. Quindi si suppone degli interventi molteplici che poi questi attori, come li hai chiamati tu, magari sono diversi e ognuno possa andare a interferire più personalmente in una tribù, in un popolo rispetto a un altro, possa tenerci più a un popolo rispetto a un altro. E poi, sempre riconsiderando quella che è un po' la mitologia, all'interno di una stessa famiglia, magari
due fratelli di questi attori, uno è pro umanità, l'altro è contro, un po' come se si pensa a un fratello, una sorella, uno magari ha una colonia di formiche, l'altro gliela vuole distruggere, l'altro ha una sensibilità diversa, nel senso all'interno della famiglia stessa. Figuriamoci se poi gli attori hanno provenienze diverse, perché magari abbiamo attori che vengono da più posti, ecco, e quindi ci siamo fatti capire. Ti lascio la palla sul fenotipo, colori, RH negativo. Sì, e questo è un campo minato chiaramente, perché nessun antropologo ammetterà mai che possano esistere dei ceppi umani con origini diverse. Tendono sempre a far ricondurre tutto agli eredi dei grandi primati, con una linearità, con una discendenza diretta. Ma effettivamente il fenotipo è inquietante perché. Io vi posso citare delle interpretazioni date sempre da studiosi sulla soglia dell'eresia. Hanno già interpretato nell'Ottocento addirittura il fatto degli occhi a mandorla presenti nel fenotipo orientale, che non ha nessuna giustificazione apparente per quanto riguarda la vita sulla Terra, è stato associato ipoteticamente ad un incrocio con delle razze o delle civiltà provenienti da un pianeta con una luce molto maggiore, con una luminosità molto maggiore della nostra, quindi magari con una stella molto più luminosa del nostro Sole. E se è vero che magari questi hanno utilizzato dei loro geni, può essere un elemento che si è trasferito poi su di loro. Altrimenti gli occhi a mandorla non avrebbero alcuna giustificazione, se non per parare la luce, per proteggere gli occhi da una luminosità maggiore. È un'ipotesi, per carità, non voglio dare certezze, non voglio trarre conclusioni. E anche il fatto della pigmentazione scura non ha nessun rapporto con i climi tropicali, perché troviamo ai climi tropicali anche popolazioni native che hanno colori della pelle assolutamente diversi. Cioè, è come se questi ceppi umani avessero effettivamente delle origini diverse, ma questo rappresenta una pericolosissima eresia, guardate bene, per gli antropologi attuali. Sono cose che non si possono dire. E anche perché solitamente viene accusato di razzismo chi le avanza, ma qui non si tratta assolutamente di razzismo. Non si tratta assolutamente di razzismo nel senso di discriminazione. Razziale, perché non ha senso parlare di discriminazione. Si tratta semplicemente di ipotizzare le origini di questi fenotipi. Noi rimaniamo nell'ambito fantascienza, così nessuno si sente offeso, però qualche domanda ce la potremmo fare, siamo fra amici e quindi c'è giusto chiedersi anche, quindi questo al di là del colore della pelle so che possa portare anche dei problemi di censura, quindi non ci soffermiamo più di tanto, però anche gli aborigeni, i nativi americani con la pelle rossa raccontano di qualcosa di diverso, anche il rapporto con quello che è la peluria, quindi è cambiato, ci sono dei fenotipi che ne hanno di più, altri di meno, è anche un po' la fissazione dell'umanità moderna del liberarsi completamente, andare a depilarsi completamente. Si va forse a richiamare un modello inconsciamente atavico che abbiamo all'interno di assomigliare a qualcuno. Ecco, quindi rifiutare la parte più terrena, potrebbe essere questa una spiegazione. Sì, è come se si volesse arrivare ad assomigliare a questi attori terzi oppure all'elemento creatore. E comunque anche il discorso della peluria si riconnette a quella questione neotenica di cui parlavamo prima, a questo mantenimento dei tratti giovanili, che poi l'uomo vuole mantenere a tutti i costi. Interessante. Voglio leggervi una cosa molto particolare. C'è un biologo che si chiama Giovanni Cianti, ha Che scritto una frase è un che nostro ha amico fatto che bene. salutiamo. Io ho molta stima di lui e bisogna spezzare una lancia a suo favore, perché lui ha scritto in un suo libro una considerazione bellissima che è stata erroneamente attribuita a Carlos Castaneda.
Dobbiamo dire che invece è sua. Io l'ho voluta riportare all'inizio di un libro che recentemente ho pubblicato. Voglio leggervi questa frase di Giovanni Cianti. La maggior parte dell'umanità è predisposta alla sottomissione, gente inconsapevole, gestita completamente. Chi ha capito, non ha bisogno di consigli. Chi non ha capito, non capirà mai. Io non biasimo queste persone perché loro sono strutturate per vivere e basta. Cosa vuol dire però vivere e basta? Mangiare, bere, respirare, partorire, lavorare, guardare la televisione, mangiare la pizza il sabato sera, andare a vedere una partita. Il mondo per loro finisce lì. E non sono in grado di percepire. C'è invece un piccolissimo gruppo di esseri umani che possono essere definiti dei difetti di fabbricazione. Sono sfuggiti al controllo qualità della linea di produzione. Sono pochi, sono eretici, sono guerrieri. A me piace molto questa frase, anche perché io mi sento un po' come appartenente a questa minoranza. Ma non è soltanto una questione di rifiutare i dogmi, di rifiutare le imposizioni o di sentirsi guerrieri. Sì, per carità, è anche questo. Ma è anche una questione di sensibilità. È la questione di porsi domande, di chiedersi sempre il perché delle cose. E infatti, badate bene, tutte le grandi tradizioni spirituali, quelle autentiche, io mi sto riferendo a quelle dell'antichità che hanno preceduto l'era dei dogmi, hanno sempre spinto le persone a porsi domande, perché tutte le grandi tradizioni iniziatiche dell'antichità erano finalizzate al risveglio della coscienza, al risveglio della percezione, all'apertura di certi canali che noi naturalmente abbiamo, ma che magari non sappiamo come utilizzarli. E sono canali di comunicazione, fra macrocosmo e microcosmo, sono canali di comunicazione diretta, sono dei portali che noi abbiamo dentro di noi. Molte persone semplicemente li ignorano, non si pongono neanche il problema della loro esistenza. E già che siamo in vena di citazioni, vorrei citare un'altra bella cosa. Non sono solito leggere, però Ci questa sta. ve la voglio leggere perché è un po' lunga. Questa è una cosa bellissima che ha scritto pochi giorni fa sul proprio sito Elisa Renaldin, che è un'attrice teatrale, un'attrice e una regista teatrale. Ha fatto una considerazione talmente profonda che me la sono stampata perché si ricollega al discorso che stiamo facendo adesso. Continuo a leggere da tutte le parti che l'anima sarebbe qui per evolvere. Vi dirò che non credo a questa storiella, o almeno non ci credo nei termini in cui viene presentata. Collocare l'anima al pari di un ego infantile che deve crescere ed è qui per imparare, lo trovo degradante per la natura intrinseca dell'anima. È un altro modo per dirci che siamo piccoli e miseri esseri incapaci, giunti qua giù per fare che cosa? Per migliorare. Ma stiamo scherzando? Ma se noi arriviamo da lassù, prima cosa significa che abbiamo origine da un punto della coscienza oltremodo evoluto e sviluppato, che poi, scendendo qui, ci dimentichiamo chi siamo, veniamo deviati dall'inizio alla fine. E ci perdiamo per la strada, questo è un altro paio di maniche. Tutt'al più però siamo qui per ricordare. Ricordare che cosa? Chi siamo. Ce ne dimentichiamo per una serie di ragioni, che qui sarebbe troppo lungo trattare, ma questo è ciò che io sento come vero. Ad ogni incarnazione aggiungiamo un pezzo al puzzle della nostra memoria. Ci avviciniamo ogni volta un po' di più al ricordo di sé. Ed è questo il vero scopo. Se per evolvere intendiamo questo, allora possiamo essere d'accordo.
ma se per evolvere intendiamo imparare come se fossimo dei bambini incapaci, allora no. E perché allora alcuni sembrano più evoluti di altri? Si trovano solo in punti differenti del ricordo di sé. Chi si riunifica alla sua identità, divina o coscienziale, modifica il suo approccio alla vita e quindi modifica pensieri, sentimenti, comportamenti ed energie. Come facciamo a ricordarci di noi? Esercitandoci a rimanere il più a lungo possibile nello stato di presenza e sbarazzandoci degli orpelli inutili che ci hanno appiccicato addosso. Come dicevamo prima, credi, memi, ideologie, dogmi e via discorrendo. Insomma, uscendo dai recinti percettivi che ci hanno costruito addosso. Praticamente uscendo dalla Matrix. A me è piaciuta moltissimo questa affermazione e le ho anche scritto complimentandomi che una mia osservazione, sostanzialmente l'ho scritto, non so se sei cosciente o meno, ma di un fatto che con quello che hai scritto hai centrato pienamente l'essenza dei misteri eleusini. Perché i misteri eleusini sostanzialmente insegnano questo, cioè insegnano alle persone a ritrovare il proprio sé. E quindi a ritrovare la propria identità, stabilendo così correttamente il proprio percorso. Bellissimo, e io ci tengo a fare anche una precisazione, perché poi molti, nonostante il canale sia nato da pochi mesi, mi stanno scrivendo, chiedendo, ma quindi tu lo fai perché vuoi risvegliare? E quindi io in realtà faccio un percorso, proprio perché per questa percentuale di popolazione che si fa delle domande, che insieme a Cianti, avevamo ipotizzato essere il 3%, io più che per risvegliare qualcuno lo faccio per far sentire meno soli chi si fa delle domande. Perché mentre il sistema viene fatto proprio per isolare, dire ma tu, ma con queste idee, ecco, visto che secondo me, seppur un 3%, ma un 3% di quasi 8 miliardi sono comunque tante persone. Ecco, queste persone non si devono sentire da sole. Quindi queste puntate, questi appuntamenti che noi ci diamo servono per chiacchierare, imparare sempre qualcosa di nuovo, ma soprattutto per fare community, per non sentirsi soli, per sentirsi parte di un altro gruppo e rincuorarci un po' a vicenda. E quindi io comincio con ringraziare anche Nicola anche per questa splendida puntata insieme. Ti lascerei anche la conclusione della puntata. Non so se vuoi aprire porte verso argomenti futuri, se vuoi chiudere un concetto. Ti lascio la fine della puntata. Quindi, abbiamo detto che probabilmente la specie umana è stata domesticata da qualcuno. Sta a noi cercare di scoprire, ammesso e non concesso che si riesca a farlo, se questo è vero o no. Quindi non accontentiamoci dei dogmi della scienza, non accontentiamoci della storia per come ci viene raccontata, ma poniamoci sempre domande. Perché se magari ci hanno imposto una certa domesticazione, che può essere assimilabile alla Matrix della famosa serie di film che ben conosciamo, possiamo anche imparare a uscirne, possiamo anche imparare a rifiutarla. L'importante è crescere, far crescere il nostro sé, far crescere la nostra coscienza dal punto di vista evolutivo. Poi potremo anche decidere se continuare ad essere animali addomesticati oppure decidere di essere uomini e donne liberi. Grazie mille Nicola per questa puntata che abbiamo passato insieme. Io vi ricordo che trovate tutte le playlist, anche divise per argomenti, tutte li ricordate tutte le settimane, anche se YouTube non vi avvisa, il promemoria, non vi trovate più iscritti al canale, sempre il martedì, il venerdì e la domenica, sempre alle ore 21, un nuovo video. Grazie a tutti coloro che potranno fare qualcosa anche solo con un passaparola, con un like al video stesso. Ecco, quindi
voglio ringraziare tutti i tipi di supporto possibili, immaginabili, che vi possono venire in mente, che potete fare anche per contribuire al progetto. E poi facciamo finta che su tutti i social possibili, immaginabili, Instagram, Facebook, canale Telegram, gruppo Telegram, chi più ne ha più ne metta. Quindi grazie ovviamente a tutti quanti. E ovviamente un ringraziamento enorme a Nicola, ricordando anche l'appuntamento tuo del giovedì sera, che è fantastico e io non manco mai, quindi sono sempre in prima linea il giovedì alle 21:30, giusto? Sì, alle 21:30 sul canale YouTube di Border Nights, l'orizzonte degli eventi, una trasmissione condotta da me, da Martini e da Tom Bosco. Un abbraccio anche a Matt e a Tom, un abbraccio anche a voi che ci avete scelto anche questa settimana. Appuntamento alla prossima settimana, alla prossima puntata. Hare Krishna, come sempre.